Perché dovreste dare una possibilità a day shift? Non è l'ennesimo film fracassone rozzo con vampiri e cacciatori annesso? Più o meno, ma di certo qualche pregio a fronte di evidenti difetti. Comunque, sarò breve. Benvenuti e bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Se è la prima volta che passate da queste parti, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale, sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Day Shift ha una storia tutto sommato abbastanza semplice e lineare. Bud Jablonski, interpretato da Jamie Foxx, fa il cacciatore di vampiri, nascondendo questa sua attività dietro quella di manutentore di piscine. Quando Bud ammazza qualche vampiro, gli strappa i denti e va a venderli a un banco dei pin gestito da Troy, interpretato da quel pazzoide Peter Stormare. Ma facendo così non guadagna abbastanza per mantenere l'ex moglie e la figlia. Perciò, grazie all'aiuto di Big John Elliott, a cui dà il volto Snoop Dogg, che ha gli occhi sempre più stretti, prova a rientrare nel giro ufficiale, gestito da Seeger. Questa organizzazione paga meglio ma ha delle regole ben precise, regole che in passato Bud ha infranto e che gli sono costate l'allontanamento. Ma ora Bud vuole rigare dritto, fare un colpo grosso beccando un vampiro veramente vecchio e raccogliere 5.000 dollari che gli servono per tenere la sua famiglia a Los Angeles. Seeger però non si fida di Bud e pare che lo odi proprio. Decide quindi di affiancarle un colletto bianco, Seth, interpretato da Dave Franco, che gli faccia da occhio e orecchie per denunciare ogni infrazione di Bud e farlo licenziare di nuovo. Fine, tutto qui, la trama si esaurisce in questo modo. Bud vuole impedire che la ex moglie porti la figlia in Florida e per fare ciò deve raccogliere 5.000 dollari entro la settimana successiva e per farlo deve ammazzare i vampiri. Nel frattempo il suo capo vuole licenziarlo. Semplice, no? E allora perché ve lo consiglio? Ovviamente ve lo consiglio senza promettere che vi troverete di fronte a un capolavoro, al Citizen Kane dei vampiri, o che Day Shift sia uno di quei film talmente originali che non vi aspetterete i plot twist che vi coglieranno quindi impreparati. O ancora, Night Shift non sarà il film più memorabile di quest'anno o di quest'estate, probabilmente io stesso me lo dimenticherei entro qualche mese, se non avessi fatto questo video. E perciò, perché dovete guardarlo? Prima di tutto, Night Shift non sarà Vampires di Carpenter, ma per tutta la sua durata vi intratterrà con qualche buona battuta, qualche scena d'azione ben girata, grazie anche all'esperienza di J.J. Perry come coordinatore di stunt, e che qui esordisce come regista. E perché, cosa principale, lo seguirete senza che nessuno vi faccia delle prediche o vi dia lezioncine morali. Pensate, il protagonista è Jamie Foxx e ha un personaggio ex novo, creato per il film. Non hanno usato un trucco stupido come vediamo troppo spesso in cui si usa il nome di un personaggio già famoso, lo si appiccica addosso al protagonista e si gioca sulle polemiche in rete. Bud non si chiama Van Helsing. Qualcun altro lo avrebbe chiamato Van Helsing, attribuendogli una discendenza, statene certi. In più, udite udite, il villain principale è una vampira latina, donna eppure latina. Incredibile. Qualcun altro avrebbe sicuramente inserito un vampiro confederato, chiamandolo che so Robert Lee, magari dicendo pure che è il vero generale che è stato trasformato in vampiro. Non vi sembra plausibile? Per me è un miracolo che non sia successo. E durante il film non c'è un minimo accenno o battuta fatta da Bud o da qualcun altro relativa a razzismo, segregazione, condizioni delle minoranze o altri messaggi che devono inserire, troppo spesso maldestramente, in qualsiasi prodotto. Sembra incredibile. Un film che nella sua semplicità si occupa solo di intrattenere il pubblico e soprattutto non è stato accompagnato da una fanfara pubblicitaria e da messaggi del tipo «Preparatevi gli attacchi razzisti che il film riceverà perché il protagonista è di colore». Zero. E forse pure Netflix un po' se ne è fregata di questo film. Però sul serio, spendeteci il tempo di una serata in relax con una birra in mano e vi renderete conto che questo film, nonostante non sia complesso e probabilmente dimenticabile, sia più genuino e divertente di altre produzioni che escono da quasi un decennio ormai. E forse vi ricorderete così cos'è l'intrattenimento puro e vi accorgerete che sì, forse ne avete abbastanza la propaganda che vogliono cacciarvi in gola ogni volta che fate play su un film o un serial. Ehi Greg, però è un'occasione sprecata, perché potevano mettere un vampiro schiavista che aveva un conto in sospeso con un antenato di Babè? Not a great plan. Ecco, per fortuna queste idiozie non le hanno inserite, ma nel tempo e nel luogo per parlarne. Spegniamo la TV, accendiamo le luci e usciamo dal salotto.